Ci sono diversi motivi per studiare i vulcani, ma il motivo principale è che tanta gente vive molto vicino ai vulcani e ogni tanto alcuni di questi vulcani esplodono. Per fortuna, prima di entrare in eruzione, i vulcani ci avvertono con dei segnali che dobbiamo saper leggere. Alcuni vulcani lanciano messaggi molto chiari. Cominciano a brontolare quando il magma si muove ed è piuttosto facile prevedere che si risveglieranno. Altri vulcani sono meno prevedibili e i loro segnali sono più difficili da interpretare, ad esempio le caldere. Questo tipo di vulcano è molto attivo nel lanciare segnali, anche troppo. Può capitare infatti di osservare segnali molto intensi anche quando la caldera non è ancora pronta ad eruttare. Di conseguenza il rischio di falsi allarmi è molto alto. Le caldere sono diffuse in tutto il mondo, ma in Italia ne abbiamo una fantastica, i Campi Flegrei. Questa vasta area, che si trova a nord-ovest della città di Napoli, mostra la sua natura vulcanica in molti modi. Con la forma dei vecchi crateri spenti, la presenza di fonti termali, una solfatara e, non ultima, la deformazione del suolo, qualche volta accompagnata da terremoti. La terra dei Campi Flegrei, infatti, si alza e si abbassa lentamente, senza fermarsi. Questo succede a causa del movimento di gas e magma nel sottosuolo. Questo fenomeno va avanti da secoli. Lo sappiamo grazie alle rovine di un antico mercato romano di Pozzuoli, il Serapeo, che si sono trasformate, senza saperlo, in una specie di strumento scientifico capace di registrare i movimenti del suolo. Per secoli, quando il terreno si abbassava, le colonne finivano in acqua. Qui piccoli molluschi scavavano la propria tana, lasciando dei segni indelebili. Proprio studiando questi segni, oggi siamo in grado di ricostruire i movimenti del suolo negli ultimi 2000 anni. Tutto questo sali e scendi, però, non basta a stabilire quando il vulcano si risveglierà. Nei primi anni 70 e poi ancora nel 1982, un marcato sollevamento del suolo aveva preoccupato studiosi e abitanti. L'aumento di sismicità fu tale da rendere necessaria l'evacuazione di Pozzuoli, ma nessuna eruzione fece seguito a tanto movimento. Questo però non significa che si possa abbassare la guardia. Nel 1538, per esempio, le cose andarono molto diversamente. Le scosse sismiche e la deformazione del terreno culminarono in un'eruzione che formò un nuovo vulcano, il Monte Nuovo. Questo cono di scorie continuò a eruttare cenere, pietre e lapilli per un paio di giorni, finché, così come era iniziato, il fenomeno improvvisamente cessò, dopo aver lasciato una montagna nuova di zecca e aver distrutto il piccolo villaggio di Tripergole. Anche se sono passati alcuni secoli, qualcosa del genere potrebbe ancora succedere. Il sistema vulcanico dei Campi Flegrei, infatti, è ancora attivo e potenzialmente esplosivo. È un po' come una pentola di popcorn sul fuoco. Sappiamo con certezza che il calore prima o poi farà scoppiare uno dopo l'altro i semi, ma non possiamo dire con esattezza quando succederà e quale sarà il primo chicco a saltare. Allo stesso modo, è difficile dire quando e dove si potrà aprire una bocca eruttiva ai Campi Flegrei. Per questo motivo raccogliamo con attenzione tutti i segnali che la caldera ci manda. Come medici che esaminano un paziente, gli scienziati osservano il vulcano con attenzione e ne misurano tutte le variazioni per capire come cambia la temperatura e la composizione delle fumarole,
come evolvono la deformazione del suolo e l'attività sismica. Ma non ci limitiamo ad osservare e a raccogliere dati. Studiamo i processi che generano i comportamenti, formuliamo ipotesi, sviluppiamo teorie e modelli numerici che ci aiutano a descrivere i fenomeni naturali e i segnali che generano. Il confronto fra modello teorico e dato reale aiuta a comprendere cosa sta succedendo sotto i nostri piedi. Fare previsioni è molto difficile. Ogni giorno usiamo energia, esperienza ed immaginazione per combinare insieme le informazioni che raccogliamo, come se fossero i pezzi di un complicatissimo puzzle. Alla ricerca scientifica spetta il compito di cercare ogni tassello e di trovare la sua collocazione nel quadro d'insieme. Il quadro appartiene ai cittadini perché, conoscendo il territorio e i suoi rischi, possano amministrarlo al meglio delle capacità e conoscenze.